Quest'opera, ed è la prima che viene restaurata, farà parte di un ciclo di sculture che sono diffuse sul territorio pesarese, questo parco urbano di sculture, viene restituita oggi alla città in quello che è il suo splendore originario. Il tempo l'aveva degradata e il Rotary Pesaro Rossini, in collaborazione con la Banca di Pesaro, ha ben pensato di restaurarla per restituirla nella sua bellezza alla città. Il Rotary Pesaro Rossini è attento a queste cose perché riteniamo che dove vi sia bellezza, dove vi sia cultura, vi possa essere anche un certo tipo di prosperità. Un evento importante. Un evento che Banca di Pesaro non poteva assolutamente non farne parte, soprattutto anche per l'associazione in cui ha portato avanti, diciamo, il progetto principalmente. Quindi noi come banca abbiamo partecipato in parte alla riqualificazione di questa importante, diciamo, opera d'arte, che per la città sicuramente, penso, spero che sia la prima di una lunga serie, perché ci sono veramente pezzi importanti da riscoprire nel nostro territorio veramente ricco. L'opera è importante perché è di un autore oggi scomparso, nato nel 29 ad Ancona, e che ha lavorato ad Urbino. E ha partecipato Giorgio Bonpadre alle quadriennali e alle biennali degli anni 60, quindi un autore anche affermato sotto il profilo nazionale e internazionale. Io credo che l'opera sia un racconto in equilibrio tra l'esigenza di una razionalità e la voglia e la ricerca di una spiritualità. Dove nasce l'arcobaleno sembra che ci sia una freccia, quasi una direzione, no? da percorrere lungo la scultura. E in realtà poi la scultura è tutto un volo verso l'infinito, verso il cielo, si misura con la vegetazione che sta intorno, no? Fatto, quindi hai questo doppio racconto, questo doppio filo. E credo che sia un racconto molto attuale oggigiorno. Siamo grati sia alla Luca Sguanci e alla famiglia per avere, assieme alla pescheria, nell'ambito del Parco Urbano delle Sculture, che questa realtà così diffusa e ricca presente a Pesaro, originata da 50 anni di storia, iniziata con Pomodoro nel 71, e quindi un altro restauro che va a arricchire appunto questa offerta, ci aiuterà nel metterla a sistema nel percorso delle visite. In realtà è un'opera molto vista, perché in questa rotatoria passano tantissimi pesaresi, non solo, ma anche turisti. Ora c'è più facile anche illustrarla, spiegarla e farla vedere al suo meglio, così come mio padre l'ha pensata. Naturalmente la gratitudine al Rotary Club Rossini e alla Banca di Pesaro per aver supportato questo restauro e per quindi aiutarci in maniera sostanziosa e sostanziale al compimento di quest'anno importante del Parco delle Sculture.